I carabinieri di Milano hanno condotto un sopralluogo nella casa di Senago dove risiedevano Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano. Il trentenne si trova attualmente in carcere a San Vittore, accusato dell'omicidio della sua compagna incinta di 7 mesi. Durante il sopralluogo i militari hanno sequestrato un gruppo di coltelli che si trovavano sul fornello della cucina, tra i quali si presume si trovi l'arma del delitto. La sua posizione è stata indicata dallo stesso barista. Gli investigatori hanno effettuato anche i rilievi nell'appartamento, nel garage e nella cantina della coppia, dove sono state rilevate diverse tracce di sangue e materiali biologici. In particolare sono state individuate tracce nel soggiorno che secondo l'uomo sarebbero state causate dagli attacchi inflitti alla sua compagna.